Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Premessa obbligatoria. Nel mio ultimo vlog, il numero 4, che vi invito ad andare a vedere perché non molti l'hanno ancora visto, avrei detto che il mio prossimo video sarebbe stato una recensione di uno dei tanti articoli Power Rangers che mi dovranno arrivare dall'America. Ma siccome ci mettono un po' ad arrivare ovviamente da una a due settimane e siccome ho trovato questo prodotto ad un prezzo veramente buono, ho comprato prima questo, perciò la recensione di oggi sarà di questo articolo, Yu-Gi-Oh! Finalmente dopo tanto tempo, la nuova edizione limitata, i deck leggendari di Yugi. Andiamo a vedere, contiene tre mazzi. E una cosa che volevo dire, allora, ho scovato questa edizione limitata tramite YouTube, ho guardato subito sul sito cardgameclub.it, in preordine costava circa 35 euro, poi poco dopo l'uscita, è stato alzato di poco a 37, poi 38, ora costa circa 40 euro e anche su Amazon dai 35 è passato agli oltre 40 euro. Sono stato recentemente da GameStop, ho chiesto, ehi, avete questa edizione limitata? Loro mi fanno, sì, ce l'abbiamo, 35 euro e perciò l'ho comprata subito da lì. Andiamo a vedere nella parte posteriore, vediamo che ora si può duellare con tutti e tre i deck utilizzati dal re dei giochi di Yu-Gi-Oh! Deck Exodia, deck La Città dei Duelli e deck Congegno, l'ultimo deck. Contiene le tre divinità egizie in versione non giocabile, contiene molte carte che non si erano mai viste. E ora andiamo a vedere, quindi in pratica questo pacco contiene tre mazzi da 40 carte più alcune carte bonus. Direi che sia giunto il momento di procedere all'apertura. La nostra edizione limitata si presenta con una scatola molto carina dorata con questo tema egizio, l'occhio, vediamo qui anche il puzzle del millennio, anche qui idem, questo lo metto da parte, vediamo qui ci sono queste carte promo e 1, 2, 3 mazzi, andremo a vedere mano a mano. Intanto inizio con questa busta che contiene alcune carte promo, andiamo subito a vederle. Tartaruga elettromagnetica, rinnovamento oscuro, illusione nera, in viaggio verso il regno, il regno dei duellanti, la mano del re, le carte divinità Slifer il drago del cielo con il retro rosso, Obelisk il tormentatore, detto anche Obelisk del tiranno con il retro blu, drago alato di Ra, retro giallo, tutte e tre non giocabili e il segnamostro di Yugi. Procediamo quindi adesso con i tre mazzi. Inizierei quindi con il primo mazzo storico di Yugi, quello di Exodia. Il mazzo di Exodia ovviamente include nuove versioni ultra rare di Exodia il proibito, quindi dalla parte centrale alle due gambe fino alle braccia, tutte quante ultra rare. Dopo Exodia troviamo Glorioso Soldato Nero, Soldato dell'Oscuro Desiderio, Emissario dell'Inizio, carta che in origine era rara segreta, rarissima e di gran valore. Ora qui è stata riproposta in versione comune, ma comunque una gran bella carta. Mago Nero, Ragazza Maga Nera, Gaia il Cavaliere, Teschio Evocato, Anatema del Drago, Tartaruga Catapulta, Guardiano Celtico, Drago Alato numero 1, Demone Selvaggio, Castoro Guerriero, Griffor, che non ricordo assolutamente, Elfo Mistico, Soldato di Pietra, Mammut delle Tombe, Kuribo, Mostro Resuscitato, Spada Rivelatrice, Scatola Magica, Controllo della Mente, Recupera Mostri, Freccia Spezza Magia, Corno dell'Unicorno, Luna Mistica, Terra Infuocata, Moltiplicare, Detonare, Machiu la Nebbia Magica, Polimerizzazione, Rito della Gloria Nera, Forza Riflessa, Cappelli Magici, L'Occhio della Verità, Cambio e una carta fusione, Gaia il Dragone, anch'esso una carta ex rara segreta, molto molto rara ai tempi e ora riproposta in versione comune. Tutte queste carte, come vediamo, sono di prima edizione, hanno quindi il bollino dorato e sono di questa nuova, diciamo, espansione Yugi Legendary Dex. Dopo il mazzo di Exodia è il momento del mazzo della Città dei Duelli.
in prima posizione c'è questo grandioso Mago del Caos Oscuro in versione ultra rara, molto interessante, Mago Nero del Caos, questa versione con effetto ultra rara, molto molto bella, Mago Silente livello 8, un gran bel mostro, Mago Nero, seconda versione, e Sarcofago d'Oro, anche questa ai tempi carta molto molto rara. Qui c'è questo drago che non ho mai visto sinceramente, Gandora, il drago della distruzione, Mago Silente livello 4, Spadaccino Silente livello 7, livello 5, livello 3, Ragazza Maga Nera, la seconda o terza versione credo, Combattente delle Lame, L'Ingannatore, Cavaliere del Jack, della Regina e del Re, Congegno Verde, Congegno Rosso, Congegno Giallo, Abile Mago Nero, Abile Mago Bianco, Blockman, Marshmallow, Kuribo, Mostro Resuscitato, Spada Rivelatrice, un'altra, Carta di Santità, Polimerizzazione, Attacco Mago Nero, Maghi Riuniti, Dedizione alla Luce e all'Oscurità, Rito Magia Oscura, Magia Ingannevole 4, Emblema della Mazza Draghi, Vetri di Marshmallow, detti anche occhiali di marshmallow in altre versioni, Forza Riflessa, Circolo del Mago, Ascia Frantumata, Roccaforte della Fortezza Movente, Ripristino Miracoloso e come fusione il potente grandioso Paladino Oscuro, molto molto interessante, Mago Nero più Combattente delle Lame. Ok, ovviamente io, siccome faccio sempre confusione, mi sono sbagliato, questo non è il mazzo della Città dei Duelli, ma questo è il mazzo Congegno. Dopo il deck Congegno c'è il deck della Città dei Duelli, in cui in prima posizione troviamo il maestoso Valchirio Guerriero Magnetico, poi il Mago Nero in versione rossa, possiamo dire, Ragazza Maga Nera, ultra rara, Spada Rivelatrice, ultra rara, come se non ne avessimo già abbastanza, e un'interessante Forza Riflessa, ultra rara. Tra le comuni, un altro Combattente delle Lame, Arcidemone di Gilfer, altri Cavalieri del Jack, della Regina e del Re, Berfumet, Gazelle Re delle Bestie Mitiche, e poi vedremo dopo, ci sarà il Guerriero Magnetico Alfa, Beta e Gamma, Grande Scudo Custode, un altro Kuribo, un altro Mostro Resuscitato, Sipario Magico Nero, Mille Coltelli, Formula Magica, Dimensione Magica, Esplosione Onde Soniche, Duplica Magia, Ectoplasmer, Ruba Anime, Anfora della Vita, Distruggi Carte, Scambio Illuminato, Recupera Mostri, Polimerizzazione, Defusione, Moltiplicare, Cappelli Magici, Cilindro Magico, Cerchio Incantatore, Spada Forza di Luce, Distruzione Catena, Corda dell'Anima, Tragedia e Chimera, la mitica bestia volante, molto molto interessante, la fusione tra Gazelle Re delle Bestie Mitiche e Perfumet, da ammirare in tutto il suo splendore, purtroppo è solo comune, ma è molto molto interessante. La mia opinione su questa edizione limitata è ovviamente unica e inequivocabile. Per 35 euro devo dire che questo pack è davvero una cosa molto molto interessante, soprattutto per i collezionisti nostalgici come me. Ho detto più volte che non avrei più comprato carte Yu-Gi-Oh! Perché comunque non ne valeva quasi la pena, ma avendo visto questa edizione limitata nuova ho deciso di spendere per l'ultima volta un po' di soldi e aggiungerla alla mia collezione. Dico subito che non venderò né scambierò alcuna di queste carte, in quanto la voglio tenere come collezione personale, perciò io devo dire, consiglio vivamente agli appassionati e ai nostalgici delle prime generazioni di Yu-Gi-Oh! Questo pacco davvero interessante. Per questo mio video è tutto, io spero che vi sia piaciuto o almeno interessato, vi chiedo se vi è piaciuto di lasciare magari un like, un commento, condividere il video ovunque e noi ci rivediamo al mio prossimo video che dovrebbe essere una delle recensioni degli articoli Power Rangers che mi arriveranno. Quindi per questo video è tutto, io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, ciao!